Salve ragazzi e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi finalmente parliamo della serie TV di The Last of Us. È bello avere ogni tanto da mostrare copie fisiche di videogiochi, dato che di solito sono tutte digitali, quelle in mio possesso. Piccola premessa, questo video è costruito più che altro per essere rivolto a chi ha in realtà già giocato il gioco, è un videogiocatore e a cui interessa l'opinione di un altro videogiocatore. Se vedete questo video e non avete mai giocato al gioco e pensate che sia una recensione così generale, diciamo classica, ecco, magari sarete un po' delusi. È uscita la serie TV The Last of Us, attesissima, discussissima anche prima della sua uscita, soprattutto anche per il casting, in particolare per il personaggio di Ellie, incredibilmente discusso anche da me. Ma è arrivata finalmente la prima puntata. In Italia su Now TV o Atlantis, Sky Atlantis, è l'unico modo che potete vederla, tranne per vie traverse, è la versione in inglese con i sottotitoli in italiano. La versione doppiata in italiana uscirà la prossima settimana, la prima puntata. Ho visto questa prima puntata, vi farò un po' il punto della situazione, la mia opinione, se mi è piaciuta o non mi è piaciuta. Non mi soffermerò troppo a dire cosa è successo, anche perché succede quello che succede nel videogioco, per lo più, e anche perché voi, pubblico, probabilmente la maggior parte di voi ha già giocato The Last of Us, esattamente cosa succederà anche per tutta la prima stagione. Già perché la prima stagione di The Last of Us sarà, a detta dello stesso Neil Druckmann, creatore, autore, direttore di The Last of Us, ma presente anche in questa serie TV, dietro le quinte, a coordinare il tutto, che la prima stagione sarà praticamente estremamente aderente a quello che è stato il primo gioco, la The Last of Us parte 1, ormai possiamo anche chiamarlo così. Quindi tutto quello che vedremo nella serie TV di fatto possiamo considerarlo canon, soprattutto le cose che si discostano, che sono, diciamo, collaterali alla storia principale, la lore, se vogliamo così, scoperta oltre e dietro gli angoli, proprio perché c'è Neil Druckmann dietro tutto. E comincio col dire che questa prima puntata a me è piaciuta comunque abbastanza. Magari non mi strapperò i capelli, però mi è piaciuta abbastanza. Ero abbastanza dubbioso comunque in generale sulla resa. Per quanto HBO di solito fa delle grosse e grandi serie TV, hanno sempre tantissimo budget e le fanno con cura. Però gli adattamenti videogiochi sono sempre problematici, soprattutto dal punto di vista del giocatore, perché i giocatori sono abbastanza esigenti e cacacazzi. Ma in questo caso, almeno per questa prima puntata, non c'è troppo da criticare, secondo me. L'aderenza con il videogioco è incredibilmente alta, stiamo parlando veramente, secondo me, del 90-95%. Si sono spesi tantissimo in creare ambientazioni praticamente identiche a quelle del videogioco, sia degli interni che degli esterni, quindi molto budget a livello di props e di costruzione del mondo, anche nei vestiti e tutto quanto. Gli attori sono molto simili, il casting è stato fatto in un certo modo molto simili ai personaggi del videogioco, fatta eccezione chiaramente per Ellie, che poi sarà appunto il grande elefante nella stanza, interpretata da Bella Ramsey, e anche nella prima puntata di Sara, la figlia di Joel. Perché anche in questo caso c'è stato un netto cambio, diciamo così, etnico. Dato che la figlia di Joel in questa serie TV è di colore, con i capelli ricci neri, mentre nel gioco Sara è una biondina con gli occhi azzurri. Ma a parte queste due differenze, diciamo, fisionomiche rispetto ai personaggi del videogioco, il resto del casting è molto simile ai personaggi del videogioco. Come detto, non mi sto troppo a soffermare sulla trama di quello che succede, perché letteralmente quello che succede è quello che succede nel videogioco fino a quando loro non scappano dal conglomerato, diciamo, di Boston. L'unica cosa diversa è che è la cosa interessante, a mio avviso, in generale di questa serie TV, soprattutto vista agli occhi di un videogiocatore che ha giocato il gioco, è, in questo caso della prima puntata, la prima mezz'ora. Perché nella prima mezz'ora si vedono cose che nel gioco non si vedono. Nel videogioco si inizia nella stanza di Sara, ci si sveglia di notte, di soprassalto, e già
il casino è successo, gli infetti stanno distruggendo la città, c'è il panico, la fuga e tutto quello che accade. In questa serie TV invece si inizia, a parte una piccola digressione storica degli anni 60 dove ci spiegano un po' il virus, i funghi e le conseguenze che potrebbero accadere se un fungo prendesse il controllo della mente, ok? Ovviamente una sorta di foreshadowing di quello che succederà. Però si vede il giorno, diciamo, di dove tutto inizia, dalla mattina, dal punto di vista di Sara, che tra parentesi è stata una delle prove attoriali che mi sono piaciute di più di questa prima puntata. Tale Nico Parker, che è la ragazza che interpreta Sara, tra l'altro ho visto poi, cercando, che è figlia d'arte, è figlia di Tandwi Newton, che è un'altra attrice importante che io ricordo in particolare per Rock and Roll, ok? È la figlia, ha 18 anni, anche se interpreta ovviamente una 13enne, 14enne. Ecco, la sua interpretazione a me è piaciuta un sacco, forse la migliore attrice della prima puntata, soprattutto nelle scene più drammatiche, veramente molto molto brava. E comunque la serie inizia così, vediamo praticamente tutto quello che succede prima dell'inizio del casino e quindi dello scoppio della guerra urbana e della drammaticità ovviamente della scena in cui poi Joel perde la stessa Sara. Ed è appunto secondo me la cosa più interessante dal punto di vista del giocatore che vede la serie TV, vedere quei momenti che nel videogioco non sono stati trattati, approfondire personaggi, situazioni, sentimenti. E dato che la serie TV durerà per 9 episodi, non so se saranno tutti lunghi come questo che è stato di 1 ora e 20, ci sarà sicuramente spazio comunque per approfondire sfaccettature e situazioni che nel gioco, nel videogioco, non sono state esplorate. Tra le cose che mi sono piaciute comunque di questa prima puntata, oltre alla messa in scena, che appunto è estremamente fedele a quella del videogioco, c'è anche il ritmo, perché comunque vengono raccontate tante cose con un ritmo abbastanza incalzante, non ci sono molti tempi morti, e infatti questa ora e 20 è volata, almeno per me, abbastanza velocemente. Anzi, forse addirittura pure troppo veloce, perché nella parte finale della puntata tutta la situazione in cui Joel deve trovare un modo per andare via da Boston perché suo fratello non gli sta più rispondendo via radio, eccetera, eccetera, e il modo in cui si incrociano di fatto le vite e le vie di Ellie e Joel, diciamo che viene fatto vedere anche forse un po' troppo velocemente, nell'arco veramente di 5-10 minuti. Però questo, diciamo che giova, se vogliamo, al ritmo di tutto e non fa certamente annoiare lo spettatore. Il budget di questa serie TV sicuramente è importante, soprattutto in tutta la parte iniziale, la prima mezz'ora, dove ci sono i disordini cittadini, la fuga, le esplosioni, appunto gli infetti, ci sono addirittura aerei che cadono, macchine che esplodono, e tutto quello che succede nel videogioco viene replicato estremamente fedelmente anche a schermo nella serie, quindi complimenti a loro che sono riusciti a, appunto, a replicare cose che in un videogioco magari sono più semplici, ovviamente fatte digitalmente con effetti speciali e attori veri. Si vede che c'è dietro Neil Druckmann, anche perché alcune scene sono quasi riprodotte uno a uno, come la fuga dentro la macchina, l'inquadratura dentro la macchina e alcuni sguardi al panorama destra-sinistra dietro sono, a mia memoria, esattamente identici a quelli del videogioco. Ma dopo tutta quella scena iniziale si va in nero, succede quello che deve succedere e si va forward di 20 anni, così come nel videogioco. E quindi ci ritroviamo nella epoca, in teoria contemporanea, però post-pandemica, post-apocalittica, dove chiaramente tutta la società si rinchiude in delle fortezze dove vige, diciamo, una legge marziale e dove fuori c'è il nulla, i banditi e chiaramente gli infetti, dove c'è la morte. Lo scopo di Joe è quello di andar via, in realtà, da questo centro, perché appunto suo fratello non risponde più alla radio, possiamo dire così, e quindi lui vuole uscire e andare a cercarlo e vedere se è ancora vivo, se sta bene. Per questa motivazione, per una serie di eventi, si incrocia il destino suo con quello di Ellie. E quindi il grande elefante nella stanza, Ellie Bella Ramsey, ce la fa o non ce la fa a sostenere questo ruolo centrale nella storia di The Last of Us? Ecco, io ero incredibilmente dubbioso, soprattutto perché, diciamo, proprio visivamente è molto diversa da Ellie, e vi devo dire che purtroppo ancora rimango un po' dubbioso. Non dico che lei sia una brutta attrice, per nulla,
Il problema è che forse io mi devo abituare, ecco. A schermo Ray rimane metà puntata, possiamo dire così. Quindi, insomma, probabilmente nella seconda episodio sarà ovviamente sempre più presente, sarà sempre presente. Quindi magari mi abituo un po' di più. Però per adesso rimango comunque ancora un po' dubbioso sul casting che hanno fatto proprio su di lei come attrice fisionomicamente rispetto a Ellie. Continuo a non capire perché la maggior parte degli attori sono stati scelti molto simili a quelli del videogioco e lei no. Quello che succede è esattamente quello che succede nel videogioco, con delle piccolissime variazioni, ovvero lei è centrale in tutta la storia, perché tra l'altro poi si scopre alla fine della stessa puntata. Lei è immune chiaramente a questa pandemia, a questa infezione, e quindi è super importante che lei rimanga viva e che venga trasportata da una costa all'altra degli Stati Uniti per cercare di trovare una cura, un vaccino, una cura più che altro a questa pandemia. E quindi, insomma, vedremo il rapporto chiaramente con Joel e con Tess. Chiaramente c'è anche Tess, anche se diciamo, la vedremo per poche puntate, probabilmente, forse un'altra sola e basta. Però, dico, il suo viaggio insieme a loro, da perfetti sconosciuti, chiaramente poi si evolverà e il rapporto in particolare con Joel cambierà. Vedremo come avranno poi fatto la messa in scena di tutta questa situazione, che nel gioco è estremamente toccante. Chiaramente immagino che, insomma, bravi attori riusciranno a farlo ugualmente anche nella serie TV. Comunque vi ripeto, la puntata mi è piaciuta, la messa in scena secondo me è ottima, è super aderente al videogioco, da tutti i punti di vista, sia dal casting tranne un paio di personaggi che dal punto di vista scenico, props, interni, esterni, vestiti, tutto quanto, si vede la mano dietro di Neil Druckmann. Sarà appunto super interessante per un giocatore vedere gli extra, cioè le parti che chiaramente non fanno pedissequamente riferimento al videogioco, ma divergono leggermente perché ampliano magari le storie di alcuni personaggi o di alcuni luoghi che verranno visitati. Alla fine questo è quello che volevo dire riguardo questa prima puntata di The Last of Us, la serie. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate anche voi. Noi comunque ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul gaming, in realtà 360 gradi. Grazie per l'attenzione, grazie per aver visto il video, come sempre statevi bene, ci becchiamo alla prossima, un salutone, ciao ciao!